Buonasera a tutti, da cittadino voglio dire grazie di essere presenti. Io credo ci conosciamo, sono Costantino Leuci, sono consigliere comunale. Insieme al consigliere Andrea Borgia noi abbiamo chiesto l'autorizzazione per poter installare questo gazebo qui stasera, e invitando insieme ai cittadini che lo hanno fatto a loro volta, ai commercianti che lo hanno fatto appunto nelle loro attività, nei loro esercizi commerciali e nelle strade della città, invitando a partecipare tutti quelli che lo ritenessero giusto e opportuno a questa manifestazione assolutamente pacifica, naturalmente come è stato scritto e ovviamente è così, questa manifestazione che vuole far sentire la voce dei cittadini forse ad un'amministrazione che su questo punto del piano traffico è stata un po' sorda. È una questione di far presente le difficoltà, far presente i disagi, far presente le problematiche che sono sorte per una serie di misure prese in maniera non discussa, non oggetto di confronto, non oggetto di condivisione con coloro che nella vita ci vivono e ci lavorano tutti i giorni sulle strade di Piedimonte. Quindi a me fa piacere, adesso lascerò il microfono al consigliere Borgia, fa piacere soltanto appunto che ci sia la partecipazione e fa piacere che i cittadini, voi possiamo insieme esprimere le nostre difficoltà da due mesi a questa parte. Le stiamo vivendo un po' tutti, io credo, le stiamo vedendo un po' tutti. Io ho letto, e la cosa se da una parte mi ha un po' indotto all'ironia, ma dall'altra parte è stata anche seriamente oggetto di riflessione, ho letto addirittura di una di un'esternazione del Vescovo, di Sua Eccellenza il Vescovo, che nel corso di una celebrazione qualche sera fa ha dovuto sottolineare come si sia creato questo disagio. Lo ha fatto con grande simpatia, ovviamente con grande affetto, quale deve fare un padre spirituale di una comunità, però lo ha detto anche lui, e perché è semplicemente sotto gli occhi di tutti, è una cosa di una evidenza assoluta che non vanno bene questi provvedimenti. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi e grazie perché ovviamente vedervi qui numerosi testimonia una volontà di coinvolgimento, di partecipazione nelle scelte che diceva bene prima il collega professore Costantino Leuci, evidentemente non c'è stata. Allora professore, io non vorrei essere blasfemo, ma si dice di non scomodare i santi, ecco qua siamo arrivati al vescovo, tra poco con le disgrazie che ci stanno calando sulla testa arriviamo veramente un po' più in alto, perché ci dobbiamo assolutamente far sentire tutti, e davvero questo passaggio del vescovo testimonia una problematica che, mi perdonerà il vescovo, ma non c'era bisogno nemmeno di arrivare a lui per comprendere l'oggettivo disagio che stiamo vivendo, state vivendo tutti quanti voi, perché si è creato appunto perché non c'è volontà di coinvolgere la città, di sentire la città, di ascoltare la città. E allora io perché me la prendo molto? Perché sono dispiaciuto, il sentimento che provo è di dispiacere. Perché vedete, questa amministrazione è stata legittimamente eletta dalla città e la mancanza di rispetto è sì nei confronti dell'opposizione che, e guardate qua siamo a testimoniare anche vedute differenti su tanti temi, ma si mettono insieme perché è giusto mettersi insieme quando c'è l'interesse collettivo della città da difendere. Ma la mancanza di rispetto è nei confronti di tutta la città e in special modo segnatamente degli elettori di questo sindaco, che non ha voluto ascoltare per nulla se non facendo finta di organizzare delle riunioni così che indirizzavano, si dice attacca il ciuccio del padrone, si dice, scusatemi se sono così terra terra. E allora a questo punto ci siamo noi ad assolvere a quel compito, ad ascoltarvi e a darvi la possibilità in pubblica piazza qui di fronte alla casa comunale, e dopo ha fatto bene Costantino a invitarvi a salire perché la seduta in ogni caso è pubblica, anche lì ha fatto bene a sottolineare questa gravissima mancanza della mancata convocazione dell'adunanza pubblica, perché attenzione, noi eravamo alla capigruppo,
con il presidente del Consiglio Comunale abbiamo avanzato questa proposta. Hai fatto bene, Costantino, a ricordare che nelle prerogative del Presidente del Consiglio convocare o non convocare l'Assemblea Pubblica. Allora, quando c'è stato comunicato il diniego, quindi la non volontà di convocare questo Consiglio Comunale aperto, noi abbiamo fatto presente una cosa, abbiamo detto comunicate questa volontà alla città. Non hanno voluto nemmeno comunicare la mancata volontà di convocazione del Consiglio Comunale aperto, ma sapete perché? Qua siamo nella piazza reale, ma c'è anche una piazza virtuale che tanti di voi frequentano. Avete visto che hanno dovuto bloccare i commenti della pagina della città di Piedimonte Matese, hanno dovuto bloccare i commenti delle pagine istituzionali della città. E allora, guardate, qua si tratta ormai di un problema di democrazia, di democrazia. Allora, il microfono va a voi, vi ascolteremo, spero vi possa ascoltare anche qualcuno dell'amministrazione, perché a questo punto i problemi vanno spiattellati in faccia evidentemente ancora di più a chi da un orecchio fa finta di sentire e dall'altro gli esce, in maniera pacata, in maniera civile, da onesti cittadini di Piedimonte Matese facciamo sentire la nostra voce. Questa è una piazza bellissima, è la piazza della città di Piedimonte Matese che semplicemente rivendica i propri diritti. Grazie, grazie a tutti voi. Rappresento Cittadinanza Attiva e prendo proprio spunto da quanto hanno detto i due amici che hanno parlato prima. Cittadinanza Attiva vuol dire questo, essere attivi nel proprio territorio, perché non solo Piedimonte è questa città che vive un momento difficile per il piano traffico, ma ha anche un progetto il sindaco per questa città, che i cittadini dovrebbero tutti sapere. Quindi mi rifaccio al primo articolo della Costituzione. Essere attivi vuol dire applicare il primo articolo della Costituzione. Abbiamo diritti e doveri e li abbiamo tutti come cittadini interessati al progresso, allo sviluppo e al benessere. Il benessere che è star bene con se stessi, ma star bene anche con gli altri, ed è la base della democrazia. L'ascolto dell'altro aiuta ognuno di noi a misurare il proprio con l'altrui bisogno. È importantissimo. Il benessere ci porta al bene comune. Il bene comune è una parola alta e ringrazio il Vescovo che sia intervenuto, perché il Vescovo è un cristiano e Cristo ha detto amatevi gli uni gli altri, che vuol dire quello che dice il primo articolo della Costituzione. È chiaro? Noi dobbiamo, poiché abbiamo i diritti, dobbiamo rispettare le norme, ma dobbiamo anche contribuire a fare le norme buone. Se le norme buone noi le facciamo, dobbiamo saperci confrontare, perché in matematica 1 più 1 fa 2, ma in democrazia il mio pensiero più tanti altri pensieri mi fanno scegliere e sceverare. Scegliere vuol dire cogliere il buono che c'è in ogni intervento e sceverare vuol dire prendere il meglio dei vari pensieri, e il meglio è quello che garantisce la tranquillità, la sicurezza, il benessere ed il bene comune. Io invito maggioranza e opposizione con i cittadini a presentare il loro progetto di vita per Piedimonte, di sviluppo, di progresso. Io sono di Sant'Angelo, vorrei venire come vengo mattina, pomeriggio, sera e notte per poter trovare la città accogliente di sempre, ma anche sviluppata, civile, attiva, centro, un territorio che ha bisogno di voci che
chiedano perché di Monte quello di cui abbiamo bisogno, a cominciare dal servizio sanitario perfetto anche a casa, anche per le situazioni gravi, a finire al lavoro per tutti, un lavoro che garantisca una sopravvivenza nel benessere, nell'amicizia e nella correttezza. Grazie. Grazie alla presa di Alfonsino Natale, che molti di noi conoscono, diceva di Sant'Angelo, ma sicuramente persona del territorio tutto, e anche naturalmente a Cittadinanza Attiva, l'associazione che lei ha rappresentato adesso e che appunto già nel nome declina ciò che stiamo facendo, appunto cittadinanza attiva quando è necessario. Ma l'amica Anna Maria, mi permetto di dire così, mi prega di sostenerla, perché è una persona che come voi non ha mai preso il microfono in mano, non ha mai pensato nella sua vita di dover scendere in piazza. È una persona che ha lavorato, che si è dedicata alla famiglia, io conosco la figliola, ma è lei, insieme a tanti altri di voi, negli ultimi due mesi si è sentita in dovere di difendere se stessa, il proprio lavoro, la storia anche di un esercizio commerciale, di tanti esercizi commerciali di Piedimonte che sono stati messi in difficoltà, semplicemente messi in difficoltà da un provvedimento sbagliato. Non c'è nulla di male, ma è un provvedimento sbagliato, ne va preso atto e va cambiato, ma non in maniera arraffazzonata e improvvisata come è stato fatto nel corso di questi due mesi. Noi abbiamo proposto: sospendiamolo e dal giorno dopo cominciamo la discussione pacatamente, serenamente, ma si sospenda prima. Invece i commercianti, il gruppo di commercianti di cui la signora Anna Maria è stata, diciamo così, una dei partecipanti, un portavoce, uno dei partecipanti, hanno avuto interlocuzioni, ma ahimè senza risultati che fossero definitivi, che fossero risolutivi. E quindi, ma è lei che ce lo deve ricordare. Allora, io da dove inizio? Inizio col dirvi che sono napoletana, che sto qui da 35 anni e che mi sono sentita dire in uno dei tre o quattro incontri che ho avuto con insieme agli amici e colleghi che sono venuti con noi a questo incontro, mi sono sentita dire che non abbiamo, o meglio, che non ho senso di appartenenza, no? Allora, a me napoletana, che sto qua da 35 anni, vi racconto una cosa personale. Quando ho avuto il Covid, le mie figlie stanno a Napoli, ho dovuto fermare i piedimontesi che mi chiamavano e che volevano venirmi in aiuto se avevo bisogno di qualcosa. Quindi il senso di appartenenza che non ho, pensate quanti amici io napoletani qua ho. Bene, ma il discorso qual è? Che noi ci siamo trovati così dalla sera alla mattina questo piano traffico catapultato che ci ha sconvolto perché ci siamo trovati invasi dalle macchine, quindi un rumore incredibile. È incredibile, un cattivo odore per l'inquinamento delle scariche delle macchine. Noi ce l'abbiamo attaccata la marmitta praticamente al piano basso. Detto questo, ci siamo subito come dire, adunati e cosa facciamo? E ci siamo messi in moto, abbiamo chiesto al sindaco di essere ricevuti, siamo stati ricevuti, abbiamo esposto la problematica con molta calma, però ci ha detto che questo è e non si cambia. Io vi ascolto, ma io non esagero in queste cose, io vi ascolto, ma non si cambia. Ma in genere quando uno ascolta e ci sta un confronto, io dico, tu dici, no, invece là non si passa. Ce ne siamo dovuti andare, il tempo è trascorso, la situazione è peggiorata, abbiamo chiesto di nuovo un altro incontro, a quest'altro incontro ci siamo stati, il sindaco ha convocato, libero di poterlo fare, ci mancherebbe altro, per una forma non tanto, ma libero assolutamente di poterlo fare, ha convocato a casa sua alcuni componenti di amici commercianti alle quali persone lui voleva esporre personalmente la situazione, quindi non a noi più come gruppo, ma ha provato a spiegarlo, forse funzionava meglio evidentemente, e quindi a spiegarlo personalmente. Così si sono anche un po' rotto gli equilibri tra di noi, di qualcuno, ma poca roba, ma noi continuiamo a subire
questo scellerato piano traffico. Nel frattempo ci ha risentiti perché voleva che noi appoggiassimo questo suo, come dire, via d'uscita, è un piano B che non ci voleva spiegare, e poi ce l'ha detto, è quello di mettere un semaforo laggiù che consentiva l'accesso dalle 4 del pomeriggio alle 7 del mattino. Noi abbiamo detto, questa è una scelta sua, è una sua soluzione, e io spero che possa andare bene, ma siccome sto disastro l'avete combinato voi, la scelta e la soluzione a sto disastro lo dovete trovare voi, visto che noi dobbiamo accettare soltanto tutto. Non, si discute, però alla fine si fa come, come dicono loro, assolutamente. E quindi la scelta di questa cosa ve la prendete tutta voi la responsabilità. Se funziona vi veniamo a dire bravi, se non funziona non è colpa nostra, perché voi ci avete portato in questa situazione qua. Quindi noi abbiamo questa situazione qui gravissima. Ci sono commercianti che hanno, tutti i commercianti, in proporzione abbiamo difficoltà, ci sono degli incassi che vengono a mancare. Io l'abbiamo detto in una delle riunioni, c'erano tutti gli assessori schierati dietro al sindaco, e un assessore mi ha detto, ma mo veramente il 60% in meno, se le dice così. Quell'altro dice che no, io non ho senso di appartenenza. Quell'altro diceva che bisogna dare la preferenza ai bambini, perché i bambini vanno tutelati, invece i genitori si possono massacrare, in modo che funziona così la teoria. Abbiamo chiesto di farci vedere le carte, abbiamo chiesto di far vedere questo piano traffico, chi l'ha firmato, chi l'ha fatto questo piano traffico, sì, ve l'ho detto proprio. Dice, e chi l'ha fatto? L'abbiamo preso da internet, in Svezia, un ingegnere svedese. Io non so quanta verità ci fosse in quello, oppure... Assolutamente. L'ha detto, e se poi se lo ritiro, ma ci stanno gli altri amici che erano presenti, Lorenzo e Luis, erano presenti. Allora, o era una roba per poter sminuire, per dire faccio quello che... Non lo so. Non lo so. E poi l'uscita della signora, di un'assessora, mettiamola così, va, di un assessore, la quale dice che il traffico che c'è è lo stesso traffico che avevamo l'anno scorso. Per cui io non ce l'ho fatta neanche a rispondere alla signora, perché non sapevo che cosa doverle dire alla signora. Oh, le dovevo dire, fai una cosa, fatti fare una ricetta, passa e fatti fare una visita, perché la mandavo da Lorenzo e Lorenzo ci faceva un po' la misurazione della vista, e a quel punto vedeva un attimo meglio la situazione e risolvevamo il problema. Non ci ha già pensato, allora la mandava da te alla signora e così risolvevamo il problema. Quindi noi nel frattempo abbiamo scritto due lettere, giusto per informarvi, due lettere al prefetto. Ok, una riguarda il problema grosso così, l'altra l'abbiamo impostata giustamente per fare l'installazione, per chiedere all'ARPAC l'installazione delle colonnine, ok? E l'abbiamo mandata per conoscenza ai carabinieri, aspettiamo gli eventi, aspettiamo che questo problema il sindaco prenda coscienza e lo risolva, perché noi così non possiamo andare avanti, assolutamente non possiamo andare avanti. È inutile che vi dico che l'altro giorno una signora mi ha detto, io abito dopo il cimitero, dovevo andare in farmacia e sono andata da lì. E non vi dico poi i nostri, chi deve consegnare qualche volta a casa sua, perché gli ingombranti, cose più grosse ingombranti non vengono. Io sono stato col piede rotto, mio marito alle 10 a volte chiudeva un attimo e mi veniva a prendere a casa, io devo scendere alle 8 e mezza perché mio marito non ci arriva a casa in un quarto d'ora quello che faceva prima. Quindi il problema adesso è questo, e noi speriamo che il sindaco si ravveda, in questo si ravveda. Mi hanno detto la mamma di un assessore che io ho fermato e ho cercato di far ragionare, che potesse fare da mediatrice, alla situazione mi ha detto siete quattro gatti. Mi ha detto che a via caso, ho detto, è mortificante per quei commercianti, la mattina passa, è mortificante. E il marito di una assessora, mi ha detto a me, io quando dico le cose perché le ho sentite, non per sentito dire, non è mia abitudine, le ho sentite in prima persona, mi ha detto,
Ma via caso quante ce ne stanno? Proprio così. Ma via caso quante negozi stanno? 5, 3, 4. Anna Murì. Questo è il concetto. Al professore io dico soltanto, prima di passare la parola, mi concederete un piccolissimo inciso, perché in questo sovvertimento, stravolgimento totale del buonsenso, perché non so come altro definirlo. Beh, prima abbiamo citato la Costituzione. E guardate, una città, e questa città, non appartiene al sindaco, non appartiene nemmeno a chi vince le elezioni. E la Costituzione lo dice chiaramente, la sovranità appartiene al popolo. E allora continuiamo a farci sentire, perché il popolo è qua. Allora, lasciamo perdere tutte le famose premesse, la rivoluzione, il cambiamento, vabbè, io non l'ho capito, e possono essere dei limiti miei. Però ho letto sull'ordinanza che la famosa apertura dalle 4 alle 7 del mattino, dalle 16 alle 7 del mattino, è perché la mattina dobbiamo proteggere i nostri studenti. Io sono d'accordo, e quindi nel rispetto delle premesse che il gruppo Rise o maggioranza gruppo Rise mette su internet, dopo aver criticato le opposizioni di esprimersi attraverso i social, ecco, che cominciassero a rispettare le loro stesse premesse. Non si capisce perché la domenica o i giorni di chiusura delle scuole, perché non è specificato, in un'ordinanza normalmente si specifica il periodo e soprattutto gli orari, insomma, i giorni feriali, i giorni festivi, insomma, non può essere una dimenticanza. Per cui cominciassero a rispettare le loro stesse famose premesse, quelle che noi non comprendiamo: il cambiamento, la rivoluzione, le piste ciclabili, gli smart worker che verranno a ripopolare Piedimonte, tutte quelle cose che noi non capiamo perché siamo poveri mortali, non abbiamo studiato e quindi non le riusciamo a capire. Però quando le dicono loro le cose, nero su bianco, via social, almeno fossero coerenti con questo. E sono sicuro che in coda al consiglio, purtroppo non aperto perché non è stato concesso, qualcuno di loro mi aveva detto che la ragione dei fessi, io voglio approfittare per dire che la ragione innanzitutto una ce la deve avere, e credo che sia degli intelligenti. Però ecco, in coda, visto che ci sarà la discussione di questo provvedimento, chiedo a Costantino, a consigliere Boggia, a Rosario Rossi, a tutti quelli che sono all'opposizione e sta a cuore tutto questo, di dire ok, prima di cominciate a rispettare quello che dite voi, quello che voi avete scritto, e quindi cominciate a completare l'ordinanza e ad aprire il senso unico dalla mattina alla sera, i giorni festivi e quando non c'è scuola. Perché se no, se la vigilia di Natale, ecco, siamo in questo casino, perché e allora vuol dire che la ratio, la ragione che sta dietro tutto questo non può essere la scuola, i bambini e tutti i resti appresso. Noi non vogliamo insinuare niente, io non voglio insinuare niente, però, cioè voglio dire, loro dicono questo e almeno siano coerenti con quello che loro dicono e scrivono via social, perché loro comunicano solo così, quando comunicano. Gli altri che hanno protestato via social lo fanno anche analogicamente, fisicamente. Vi ringrazio. Grazie a te Federico, sì, hai ricordato altri aspetti di questa vicenda che effettivamente è incomprensibile, perché io voglio ricordare a qualche cittadino forse che non aveva seguito fin dall'inizio, tutta questa vicenda è cominciata con una delibera della giunta comunale
l'unico atto veramente amministrativamente compiuto, che è del 22 novembre dell'anno scorso, una delibera della giunta comunale che prevedeva quello che è andato in vigore il 1 agosto, e cioè quell'alternanza su via Ponte Sant'Antonio, su via Don Bosco, ma non il senso unico a via Vincenzo Caso, ma non il cambiamento a via Caruso, ma non il discorso del salvaguardare i bambini all'entrata e all'uscita, che sono sicuramente affollati, ma sono salvaguardati, ve ne assicuro, sono salvaguardati, ve lo dice uno che da 30 anni fa l'insegnante a Piedimonte Matese, e sono salvaguardati, non hanno di questi problemi. Certo, c'è l'affollamento, certo, e posso aggiungere, meno male che c'è l'affollamento, o vogliamo forse ridurre le scuole di Piedimonte ad essere deserte come qualche strada di Piedimonte? Ma meno male che ci sono gli alunni. E allora, poi si è detto, poi si è cambiata versione, poi si è detto che bisognava costruire piste ciclabili e splendide oasi verdi. Benissimo, e chi di noi è mai contrario? Chi di noi sarebbe mai contrario a una prospettiva di questo tipo? Benissimo, questi sono i programmi, questi sono i progetti, va bene, li si realizzi la pista ciclabile, l'anello intorno al centro storico, la viabilità alternativa che non è via Pesche, per carità di Dio, via Pesche come attività, come viabilità alternative, è pericoloso, quello sì, per la salute dei bambini e degli adulti. Ma li si realizzi e poi naturalmente e coerentemente si mette mano ad un dispositivo del traffico rinnovato rispetto a queste strutture. Ma qualcuno che così molto umilmente, molto ragionevolmente andava a dire questo, sapete la risposta qual era? No, i cittadini si devono abituare. Ma anche questo mi sembra una mancanza di rispetto assoluto. I cittadini sono persone senzienti, che ragionano, che sanno benissimo quello che fanno. Non si devono abituare come pecore ad essere portato per una strada, perché sennò non ci vanno la mattina dopo. Ma stiamo scherzando. I cittadini si devono abituare. Purtroppo tutta questa vicenda, ripeto, è complessa nella testardaggine, nella pervicacia di voler per forza imporre un dispositivo sbagliato. Questo è il punto. Di tutto questo sono stati informati il prefetto, sono state informate le autorità sanitarie, di tutto questo sono informate, come sono informate della assoluta stranezza della procedura amministrativa che ancora si è sostanziata due giorni fa in una ordinanza del comandante della Polizia Municipale adottata, ed è la seconda, un'altra l'aveva adottata il 30 agosto, adottata, sapete perché? Perché il sindaco con una sua disposizione di servizio aveva detto al comandante fai così. Ma guardate, io non so chi di voi sia un dipendente pubblico o un dipendente di enti pubblici, la disposizione di servizio non riguarda queste cose, la disposizione di servizio può riguardare l'apertura dell'ufficio, la chiusura, gli orari, le modalità, ma non può riguardare uno stravolgimento della vita di un'intera città per disposizione di servizio. Quindi anche questa è una stranezza amministrativa assolutamente intollerabile che si è prodotta perché, diciamolo chiaramente, non si ha il coraggio di fare un'altra delibera di giunta. Dove sono gli assessori che hanno fatto la delibera di giunta il 22 novembre e adesso non ne fanno un'altra? Si assumono le loro responsabilità, ciascuno le proprie, non sui social, ha detto bene Federico, dove siamo tutti bravi. Noi ci siamo assunte le nostre responsabilità, i consiglieri comunali di minoranza hanno fatto ciò che il TUE, il testo unico sugli enti locali e il regolamento del comune gli permette. Abbiamo fatto interpellanze, interrogazioni, richiesta di commissioni consiliari. Qualcuno di voi avrà letto dell'accusa di non voler noi discutere in commissioni consiliari. Noi a giugno abbiamo riunito una commissione consiliare ad hoc, il sindaco non è venuto. Non è venuto, il sindaco è stato annunciato dalla capogruppo di Grise che si sarebbe collegato online, adesso ci si collega tutti e va bene, per carità,
è stato posto il computer a capo tavola, avete presente? Tavolo lungo, a capo tavola, il computer aperto, siamo stati un'ora e mezzo con lo schermo vuoto. La verità. A parlare davanti a uno schermo vuoto e a parlare con due assessori che non sapevano rispondere alle nostre domande, alle nostre obiezioni. Non sapevano, perché non sapevano cosa rispondere, perché non era stato preso da loro. Io non so se sia venuto dalla Spezia, come ha detto la signora, che è veramente una cosa che non so se è meglio che sia vera o è meglio che sia una battuta. Perché se è vero è grave, se è vero è grave, ma se è una battuta di fronte a delle persone che ci stanno ripetendo il loro lavoro ed anche la loro salute, permettersi di fare una battuta è venuta dalla Svezia, è ancor più, mi perdoni, inqualificabile il signor sindaco, mi perdoni, ma è inqualificabile e irrispettoso. Allora, ci sono una serie di ragioni, una serie di motivazioni, guardate, che chiedono un solo provvedimento. Si sospenda questo doppio senso su via Vincenzo Caso e si discuta da domani mattina su quello che si deve fare, quando si deve fare, con quali preventivi lavori sulle strade, sulla viabilità alternativa, ma si realizzi la viabilità alternativa, si realizzi il polo scolastico di cui si è parlato, che al momento non è stato approvato, il progetto è stato bocciato, lo ricordo ai cittadini, è stato bocciato un progetto per la realizzazione del polo scolastico, ce ne saranno altri, vediamo, noi siamo da cittadini, noi vogliamo che arrivino dei finanziamenti a Piedimonte, anzi, io dico di più, il sindaco ha il dovere di far arrivare dei finanziamenti a Piedimonte, perché se non li prendiamo adesso col piano di ripresa, il PNRR, non li prenderemo più. Parlare di 13 minuti per fare 200 metri a Piedimonte Matese, 13 minuti e dire non è la fine del mondo, non è la fine del mondo. Dire nei centri storici delle città ci si va a piedi, certo, nei centri storici delle città, ma Piedimonte ha un'altra conformazione, ha un'altra storia, ha un'altra struttura commerciale, viabile, urbanistica. Ma certo che quando andiamo nei centri storici andiamo a piedi e noi siamo ben contenti. Ma si è parlato dei parcheggi, ma signori miei, ci sono quelle colonnine dei parcheggi poste da due mesi, forse anche più, non funzionano. Non si può utilizzare la carta di credito per pagare il parcheggio, non si può utilizzare le banconote, non c'è il controllo. Per conoscere la città bisogna viverla. E il professore raccontava questo episodio paradossale del sindaco non connesso da computer. Ecco, se vuoi fare il sindaco da remoto non puoi amministrare bene una città, va da sé. E poi questo piano traffico l'avevamo definito il gioco a premi dell'estate praticamente, perché non si ci capisce più nulla, però evidentemente in questo gioco a premi a vincere vuole essere sempre solo il sindaco, e il sindaco ci consenta per una volta provi ad ascoltare la città, perché non può sempre vincere lei su tutto, non può sempre vincere lei su tutto. L'ultima battuta, e poi se abbiamo importato il piano traffico dalla Svezia siamo stati dei fenomeni, perché abbiamo importato dalla Svezia l'unica cosa che non funziona. In una delle tante volte che siamo andati io e i colleghi su, che praticamente tanto lui me lo diceva, non è che me lo mandava qualcuno, che tanto lui sapeva tutto perché veniva informato, e quindi noi dovevamo parlare con questa spada di Damocle che l'incubo che quasi tra virgolette, non la dico la parola, che lui sapeva tutto, quindi dovevamo stare attenti come se stessimo rubando. Parlavamo, come se noi in mezzo a noi ci fosse una spia. Se ne appena affacciata una e poi rientrata dietro la pazzesco, però, questo è quello. Io qualcuno ho individuato chi sono gli assessori, chi sono i deputati a parlare, perché parlano sempre le stesse persone. Zitto tu, zitto là, cioè qua non si capisce chi è l'assessore, dice parla l'assessore alla cultura, parla l'assessore là, parla il bravo Civitillo presidente del Consiglio e risponde l'altro Civitillo con vogliamo, senza discussione, senza niente. Secondo me questo piano traffico deve essere abrogato, si deve tornare indietro, perché questo è uno schifo. Mi parla uno che sta sempre a piedi per Piedimonte, sta sul campo che gira e vede le strade stanno tutte intasate. Si fanno un biscotto che ci vuole un quarto d'ora per arrivare dalla stazione a Piazza Carlo. Ieri mattina c'era un'autoambulanza
che doveva passare, le macchine non sapevano dove dovevano andare, deve mettere qualche bici di più, che deve camminare, deve fare le multe, deve fare quello che deve fare, non che si mette dalla Torre d'Avorio, prendono e fanno segno, dice questi un tracciato, bisogna andare sul campo a vedere dove ci stanno gli ingorghi, dove ci sta l'interesse a modificare. Però penso che a Piedimonte, come stava prima, stava bene, perché altri ci hanno messo mano, hanno avuto il coraggio di ritornare indietro. No, che dire, io ho fatto io e va tutto bene. Allora, intanto cercherò di fare del mio meglio perché i microfoni non si occorrono, però voglio dire poche cose. Allora, questa ovviamente non è la manifestazione dell'opposizione, non è solo la manifestazione dei commercianti, è la manifestazione di chi vuole una città più vivibile. Allora, per fare questo, fermo restando che sono state dette cose giustissime, ovviamente che condividiamo tutti, bisogna anche darci, e lo dico soprattutto ai colleghi di minoranza, una tabella di marcia sul da farsi, perché poi bisogna anche uscire con dei risultati concreti. Semplice non è, perché c'è un'amministrazione comunale particolarmente rigida sulle proprie posizioni. E il fatto che siano stati adottati dei correttivi non significa che c'è elasticità, significa anzi che a monte c'è un grande errore di metodo. Questa delibera, cui accennava il professore Leuci, è di novembre. Ora spiegatemi voi come si fa, dopo un mese di amministrazione, a poter decidere che tipo di rivoluzione può essere apportata al piano traffico. Quando a novembre si delibera, dopo che si è stati per un mese al comune, non si può attuare ad agosto quello che si decide a novembre. La fase di consultazione dei commercianti, dei rappresentanti dei residenti, delle consulte, che si chiamano apposta consulte perché vengono consultate dall'amministrazione, questa amministrazione non l'ha mai istituita, questa fase andava fatta prima di deliberare un piano traffico. Nel momento in cui tu hai ascoltato la città, puoi prendere le tue decisioni, dopodiché ciascuno si assume le proprie responsabilità. Se io, che dovevo dare il mio parere, ho dato un parere sbagliato o non condiviso con la totalità dei commercianti, me ne assumo la responsabilità, però come amministrazione ho ascoltato prima di decidere. Tutta questa fase è mancata, ecco perché noi oggi ci troviamo di fronte al terzo correttivo dopo 2 mesi di vigenza del piano traffico. E sicuramente non finirà così, perché anche questo correttivo non può funzionare, ci sono comunque delle anomalie, e le accennava giustissimamente prima Federico. Cioè, se dobbiamo tutelare gli studenti di questa città, benissimo, ma è anche vero quello che diceva il professore Leuci, il giorno di Natale non capisco qual è l'esigenza di tenere la fascia oraria 16-7, 7-16. Allora, ci sono, a nostro modo di vedere, delle palesi irregolarità sul piano amministrativo, valuteremo anche l'opportunità di un ricorso al TAR perché ci sono degli estremi. Una città non si può decidere con ordinanza o con disposizione di servizio, questo è stato detto. L'importante è che gli interessi, soprattutto economici, legittimi, fondamentali della categoria dei commercianti, compattino quanti più soggetti possibile, perché in questo modo è anche più semplice da parte nostra, come forze di minoranza, io non voglio dire di opposizione, perché noi non siamo qui oggi pregiudizialmente in piazza perché siamo all'opposizione. Noi siamo consiglieri comunali, siamo 5 dei 16 consiglieri comunali eletti, sono quelli che hanno perso le elezioni, ma comunque rappresentano la città. Bisogna darsi una tempistica, bisogna che i commercianti si costituiscano in un'associazione che sia finalmente l'associazione dei commercianti di Piedimonte Matese, altrimenti non se ne esce. Allora, più vengono a coagularsi quelli che sono gli interessi legittimi economici dei commercianti, più è semplice da parte nostra renderci portavoce in Consiglio Comunale. Vi ripeto, non è semplice, perché noi oggi avevamo chiesto un Consiglio Comunale aperto. Il fatto che non sia stato concesso non vuol dire che i cittadini dopo non possano salire, non possono intervenire come stiamo facendo noi adesso. Però sarebbe auspicabile che questa compattezza, questa numerosità, la dimostraste anche durante il Consiglio Comunale. Quando? Non durante l'intero Consiglio Comunale, perché è un Consiglio anche piuttosto burocratico, ma questo argomento dovrebbe essere oggetto di trattazione se appunto si decideranno
a aprire comunque la discussione, perché l'ordine del giorno comunque non è stato inserito, credo al termine dei lavori. Assolutamente, deve essere fatto, deve essere discusso. Dopodiché io credo che ci sia la necessità di vedere sul piano della legittimità amministrativa tutti gli atti che sono stati posti in essere, integrare le nostre comunicazioni al prefetto che sono già in partenza, alcune partite, altre, e dobbiamo chiaramente integrarle perché la situazione si evolve, possiamo dire, di giorno in giorno, quindi non finisce qua. Chi proverà ad essere detrattore di questa manifestazione, che non è la manifestazione della minoranza, farà un grande errore, perché io credo che a Piedimonte Matese, per com'è la nostra storia, già portare 10 persone in piazza a manifestare un'idea è estremamente semplice. Figuriamoci quando, come questa sera, ci sono ben più di 10 persone, e questa è una manifestazione, io credo, assolutamente oggettiva, perché sfido chiunque. In questa assemblea questa sera ci saranno decine, forse anche la stragrande maggioranza avrà votato per questa maggioranza oggi al potere, ma non è questo il problema. Noi oggi dobbiamo finalmente far ripartire questa città. La città può ripartire solo ed esclusivamente se guardiamo ognuno all'oggettività di quelle che sono le situazioni che accadono. Vabbè, non è questo il mezzo, per dire, insomma, non è questo il discorso, era per dire, noi tutti questa sera siamo in piazza perché siamo preoccupati, e Progetto Piedimonte soprattutto nel mese di luglio, il 20 luglio, fece una conferenza stampa con tanto di manifesto dove noi dicevamo, noi siamo seriamente preoccupati per una serie di cose, in primis il piano traffico, speriamo che l'amministrazione adotti i correttivi adesso, al 20 luglio, e non al mese di settembre. Siamo piombati nel caos totale, adesso dobbiamo in qualche modo cercare di uscirne, però io insisto col dire, nel recupero di quelli che sono i diritti democratici. Allora, la rappresentatività è un valore, questa città è amministrata da un consiglio comunale composto di 16 consiglieri e da una giunta che è composta da sindaco più 5 assessori, i quali assessori, che sono parimenti colleghi consiglieri comunali, dovrebbero assumersi la responsabilità del dissenso, se hanno il dissenso, oppure di una riflessione più ponderata che sia quanto più possibile aperta a quello che i cittadini oggi tardivamente sono chiamati a suggerire all'amministrazione. Io vi invito ad essere presenti in consiglio, alle 18.30 c'è la convocazione, quindi noi ora saliamo. Noi saliamo, ma diciamo che al termine del consiglio sarebbe opportuno che questa compattezza sia dimostrata, perché agevola molto di più noi a essere portavoci delle istanze che chiaramente sono le vostre. Io stamattina ho fatto volantinaggio, sono uscita fuori e davo i volantini, qualcuno è esterefatto così. E io sono alla fine della mia carriera lavorativa, no? Voglio dire, ma la passione e la voglia per il paese c'è, quindi vi porto questo messaggio di commercianti che sono stanchi e mi dicono stiamo sbagliando, dobbiamo chiudere su, mettiamo le macchine bloccate, queste cose noi non le possiamo fare, ma certamente ci dobbiamo impegnare a trovare nell'immediatezza la strada giusta, più veloce, affinché si faccia quello che si deve fare. Io volevo, non so se è stato toccato, mi sembra di no, toccare un altro punto, e cioè il disagio ambientale, l'inquinamento ambientale che stanno subendo i commercianti e i residenti di alcune strade, in particolare via Ferritto, via Gaetani, in particolare loro, e con l'arrivo dell'inverno, gli esperti con i quali siamo in contatto, perché un altro terreno, Gianfrancesco D'Andrea lo diceva prima, noi siamo andati avanti e andremo avanti con la prefettura, ma c'è anche una competenza sanitaria ambientale che è della regione, degli organismi preposti, che dovrà dire la sua, dovrà esprimersi su questa situazione che si è verificata in una maniera del tutto ingiustificata, perché non c'è nessuna ragione, appunto, perché si determinino quei livelli di inquinamento in quella strada così stretta e così piena di macchine. E che, lo voglio ricordare, non sono solo i commercianti, ma da lì passano centinaia di persone che tutti i giorni vengono a lavorare a Piedimonte, sono i corrieri, sono gli informatori commerciali, sono gli impiegati, gli studenti, sono coloro che vengono a recapitare i pacchi. Tutti noi ormai abbiamo continuamente le visite dei corrieri per i pacchi, ci stanno rinunciando,
ci stanno persino chi deve fare dei servizi, persino chi deve venire al CAF, a un sindacato, a un ufficio, ci sta rinunciando. Pierimonte rischia di perdere una parte significativa della sua economia, della sua importanza, della sua centralità per il territorio. Alife rischia di fagocitare, di mangiarsi una parte del nostro reddito, perché Alife è aperta, viva Dio, Alife non ha di questi problemi. E quindi è veramente insostenibile sotto ogni punto di vista. Un progetto, ripeto, a lunga durata, lo si faccia, lo si realizzi confrontandosi con i cittadini e poi si metta mano anche al piano traffico, ma non si può cominciare così, non si può sacrificare l'oggi per un futuro che non c'è, abbiate pazienza. Cari colleghi e cari cittadini, io prenderei atto dell'assenza non solo del sindaco ma anche della sua giunta e dei consiglieri di opposizione, perché guardate, io ho esordito dicendo in qual era il sentimento di maggioranza, vada su, di maggioranza, ho esordito dicendo qual era il sentimento che provavo e provo io da cittadino, che è quello di dispiacere. Allora, il dispiacere di non vedere delle persone che conosco, tanti sono anche amici, che sono, me lo concederanno, silenziati dal sindaco, sono silenziati dal sindaco. Ecco, fa male, perché quelle persone sono chiamate a rappresentare al pari nostro chi li ha eletti, e questa cosa fa molto male, mi fa dispiacere ed è anche uno sgarbo istituzionale. Si tratta di grammatica istituzionale. Esatto. La nostra solidarietà va appunto a tutti gli operatori e lavoratori che vengono da fuori, ai cittadini delle città limitrofe che sono due volte gravati da questo piano traffico, perché a loro non arriva nemmeno quella minima e confusionaria comunicazione che passa attraverso lo strumento social. Quindi arrivano qua e sono totalmente in balia delle onde. D'altronde come il vescovo appunto che è rimasto, rischiava di restare in bottiglia del traffico. Parlo della mia esperienza di commerciante. Io sono penalizzato da questo piano traffico. Se ci vuole sentire e ci aiuta, noi chiuderemo, noi saremo obbligati ad andare nei suoi centri commerciali. Allora, passo la voce, se... Allora, io ho avuto semplicemente il coraggio di parlare per primo dopo Anna Maria. Cioè, se qualcuno mi vuole aiutare a parlare, perché lui non può invitare a percorrere le strade alternative per portare la gente nei suoi centri commerciali. A me non mi interessa perché pago un fitto e quindi avrò la stessa cosa con lui. Però il fatto è che lui sta penalizzando un sacco di gente. Okay. Bravo, c'è una testimonianza, ma la signora, no, ma si agita, Dora, lì. No, lo dico io. Perché è una cittadina che ha una problematica di asmatica, si è sentita male in piena via Ferritto per le ragioni che stiamo dicendo. E lei probabilmente è più sensibile di noi, ma in realtà tutti noi stiamo respirando e stiamo assorbendo quei veleni e dovremo continuare a farlo se questa è la volontà. Quindi è davvero mille sono i motivi per i quali non c'è possibilità di andare avanti così. Sono imbottita di medicinali da 2 giorni, pensavo che era la mia macchina che stesse andando a fumo, e invece no, era l'aria, l'inquinamento che c'è, è impossibile. Allora, noi consiglieri adesso saliamo su, prenderemo posto, faremo il nostro dovere di consiglieri comunali nel consiglio. Tutti i cittadini che vogliono ovviamente possono assistere, sia dall'inizio, dalle 18.30, sia tra un po', ci sono prima altri punti, come vi dicevo, di discussione di routine, ma comunque interessanti, perché guardate, forse un vantaggio di tutta questa storia pessima è che c'è un riavvicinamento anche alla partecipazione. Anche il Consiglio Comunale è un momento importante, anche quando sembra che si stia trattando un argomento lontano dalla mia vita, dalla mia esperienza, in realtà si sta trattando di problemi che riguardano la città. Ad esempio un punto riguarda il regolamento per riservare i posti ai residenti nelle strade appunto toccate dal piano traffico. Quindi si tratterà di approvare questo regolamento, che secondo noi è anche insufficiente.
Quindi ci sono varie questioni, ci sono questioni contabili, perché un altro punto, e davvero concludo perché devo andare, ma ce lo siamo chiesti, ma quanto sta costando questo scherzetto in termini di segnaletica, di strisce che si disegnano, strisce che si cancellano, segnali che si spostano, segnali che si mettono sulla provinciale, in territorio extraurbano peraltro, sarei interessato anche a sapere cosa ne pensano le autorità, in territorio extraurbano ad Alife si indica come percorso alternativo di passare per Alife e per San Potito per venire a Piedimonte. Videocamere annunciate, monitoraggi fatti chissà da chi e fatti un po', diciamo, approssimativamente. Tutti questi costi, chi li sta pagando? Noi, signori, noi, li stiamo pagando noi, dai nostri tributi, dalle nostre tasse. Grazie, grazie.